Buongiorno, Massimiliano Romeo, presidente del gruppo Lega Nord. Ho conosciuto la nostra associazione in occasione di un dibattito che c'è stato in regione sul tema delle adozioni dei bambini, quindi non solo a livello internazionale, ma anche delle adozioni anche nel nostro paese. E poi, insomma, avendo instaurato un rapporto con la vostra associazione di conoscenza, mi avete portato l'attenzione di questa campagna di sensibilizzazione, di aiuto, di sostegno ai bambini che si trovano in Siria, e ho ritenuto giusto e corretto coinvolgere tutti i gruppi del Consiglio regionale, perché insomma penso che un tema come quello della cooperazione internazionale sia un tema che debba unire assolutamente tutti e non creare divisioni. Tra l'altro è, diciamo così, la cooperazione internazionale insomma, è un tema di cui si sente un po' poco parlare, sembra che sia un po' passata di moda. Cioè, oggi ovviamente in media, non voglio fare veramente polemiche politiche, però insomma dalle vista posso dirlo che si sente parlare sempre e spesso volentieri di accoglienza, ma poco poi di cooperazione internazionale, che invece è un tema molto molto importante, un tema fondamentale. Tra l'altro ricordo che la Regione Lombardia proprio nell'ultimo bilancio ha stanziato 2 milioni di euro sul tema della cooperazione internazionale, rivolto ovviamente ad associazioni come la vostra, come tante altre che si impegnano sul territorio, che possono davvero cercare di beneficiare a fronte di progetti interessanti, ovviamente, di questi contributi per aiutare la popolazione. Insomma, è una, diciamo così, un impegno che la Regione si è preso, magari in futuro possiamo cercare di mettere a disposizione anche qualcosa di più, però sono 2 milioni di euro oggi con tutti i tagli che ci sono e che le Regioni subiscono, mi sembrano poco. Anche perché poi io ho letto sull'Espresso, quindi sono un giornale ovviamente non molto vicino alle idee politiche del partito che rappresento, insomma faceva riferimento al fatto che addirittura ci sono delle associazioni che con anche finanziamenti europei riescono, per esempio nel Niger, a creare 20 posti di lavoro con 25.000 euro. Pensiamo noi quanti soldi spendiamo qua per raccogliere tante persone che arrivano, se questi soldi venissero spesi là direttamente sul territorio, pensate quanti posti di lavoro, quante occasioni si potrebbero veramente creare, senza dall'altra parte poi inevitabilmente creare sul nostro territorio degli scontri sociali, dei disagi e tutte quelle che sono le polemiche che spesso volentieri accompagnano i dibattiti politici. Quindi io credo che sia molto importante, mi piace molto tra l'altro nella vostra campagna, chiaramente non lasciamoli soli, aiutiamoli a casa loro, perché penso, come scrivete anche voi, ho letto i vostri opuscoli, che nessuno abbia voglia e sia felice di abbandonare la propria terra se non è costretto a farlo. Ma per questo penso che sia un elemento di identità del territorio che si sia anche un po' perso sempre nel discorso dei dibattiti. E tra l'altro anche una parolina che io la considero un po' magica, che noi in Italia non siamo abituati insomma ad usare, perché noi siamo bravissimi nelle emergenze, ma mai a prevenire. La parola che voi usate è prevenzione dell'immigrazione, cioè cerchiamo di cominciare ad aiutare le persone là a casa loro, perché se li aiutiamo là, cerchiamo di risolvere anche i conflitti. Penso che questo sia utile sia per questi popoli, per questi paesi, che per l'Europa stessa. Io riprendo, poi chiudo, perché prima giustamente il collega Brambilla faceva riferimento al vescovo di Aleppo, che è venuto qui a trovarci 2 settimane fa. Uso una sua dichiarazione che mi ha molto colpito, ma che condivido pienamente: l'obiettivo vero non è accogliere, è fermare l'esodo e aiutare i siriani a restare nelle loro case. Quindi da parte nostra non poteva che esserci una piena adesione alla vostra campagna, con l'intento e la volontà di andare avanti collaborando e facendo iniziative che possano aiutare a raccogliere fondi e a portare avanti questo discorso di sicurezza alimentare e di protezione dei bambini. Grazie.